Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata della rassegna stampa web di Onboard Magazine. Oggi parliamo di regate virtuali, una mania che è scoppiata con la Volvo Ocean Race e che ormai dilaga in tutto il web. Ovviamente, siccome ci sono circa 700.000 utenti in linea che cercano di regatare e di vincere in queste competizioni, sono nati moltissimi siti che presentano regate virtuali. Ora, quello che vorrei fare oggi è aiutarvi a capire quali sono i siti migliori e che permettono di divertirvi nella maniera migliore. Innanzitutto, credo che dovrete chiedervi come prima cosa che tipo di velisti siete. Se siete dei velisti oceanici, dovremmo scegliere un sito che vi permette di fare, ad esempio, dei giri del mondo, altrimenti se preferite le regate sui bastoni e i circuiti stile Coppa America, ebbene i siti sono tutt'altro. Parliamo di delle regate oceaniche. Il sito che vi consiglio è www.virtualregata.com. Su questo sito partono diverse regate. Adesso, mentre andiamo in onda, si sta correndo la G2R e potete già prendere parte alla regata. Certo, partirete in ultima posizione, ma potrete in qualche modo imparare come funziona il meccanismo. Ogni mese più o meno parte una nuova regata. Avrete a luglio la Solitaire du Figaro, mentre ad ottobre partirà la mitica Rue du Rhum. Per fare queste regate serve molta costanza, perché di solito durano anche più di un mese, e inoltre una buona attitudine alla navigazione online. Se invece vi sentite più regatanti da bastoni e quindi preferite le regate stile World Match Racing Tour, allora il vostro sito è www.vskipper.com. I ragazzi che gestiscono il sito sono estremamente disponibili, quindi qualsiasi problema doveste trovare potete contattarli via mail e vi daranno la soluzione. Su questo sito potete sia scaricare gratuitamente il vostro gioco e quindi giocare comodamente da casa vostra quando e come volete, oppure potete iscrivervi ai vari circuiti e tornei che vengono messi in linea proprio da questo sito. C'è ad esempio la Barcolana oppure la Girandolina, che è una regata che, come sapete, non esiste nella realtà, ma che raduna molti utenti e diversi appassionati. Se siete appunto dei fan delle regate sui bastoni, vi consiglio, per affinare la vostra tecnica, di buttare un'occhiata al sito dei TP52, che è www.medcap.org. Hanno aperto su questo sito una nuova sezione che si chiama Virtual Eye, dove viene riesaminata la regata dal punto di vista grafico. Potrete quindi guardare come i migliori tra i velisti che ci sono al mondo hanno affrontato le ultime regate e quindi cercare di capire e di cogliere quelle che sono le tecniche in partenza, piuttosto che comprendere come si può effettuare un giro di boa o issare lo spinnaker al momento giusto. Adesso vi lascio al filmato inviatoci da Andrea Mura e Guido Maisto, che a bordo dell'Open 50 a Vento di Sardegna hanno vinto recentemente la Roma per 2, e vi ricordo di inviarmi i link e le vostre domande al mio indirizzo di posta, che è giordana@onboardmagazine.it. Ciao! Dietro francesi, class 40, stiamo allungando velocemente, sono tutti fuori rotta, dovranno cambiare vela perché non riescono a passare il capo. Altri 2 gradi guadagnati. È stata dura, ma sembra che ce l'abbiamo fatta, ancora poco.